A me mi affascinava questa parte non verbalizzabile del personaggio, una sua grande violenza interna che non esplode, una certa violenza implosiva nei momenti in cui non era aggressivo con l'esterno. È un sentimento poi invece angosciosamente melanconico che è sintetizzato in quel momento in cui lui vede il bambino nuotare, il bambino che non avrà la fortuna di avere dei genitori uniti, quasi come un'ossessione del personaggio. È lì un momento di abbandono, di sentimento che ricordo molto toccante. Si girava meno già rispetto a Bianca, era molto più strutturato ogni ciak. Nanni aveva già più chiara la visione d'insieme di quello che lui voleva da una scena, come dirigere gli attori. C'era stata un'enorme maturazione a livello registico fra un film e l'altro. Alle volte abbiamo girato 4-5 ciak, alle volte se ne sono girati di più, ma in maniera molto più consapevole, non so come dire, era meno alla ricerca di facciamo, vediamo cosa viene fuori, ma più vorrei questo, vediamo come tirarlo fuori, ecco, questo è quello che voglio. È un film che mi ha dato grandi emozioni, legate forse anche a un mio stato particolare, che venivo da un periodo di lutti familiari, un periodo difficile per me, e invece ricominciare a lavorare su una cosa bella così con Nanni mi è piaciuto particolarmente, mi ha fatto bene proprio, e gliel'ho detto anche sul set. Quando ho visto la prima, veramente gli ho detto: maestro, ma tu sei un vero maestro, ma proprio mi sono sbilanciato definitivamente. Ed è secondo me vero. Poi quando siamo andati a Berlino a vedere al festival, e tutti dicevano che in Germania erano molto orsi, molto, infatti il premio era l'orso. Quando è stato premiato Nanni con un applauso calorosissimo, sembrava di essere a Napoli, e siamo andati a salutare, io mi sono messo a piangere. A me mi ha fatto commuovere moltissimo questa cosa. Quindi Nanni riusciva a contenere le sue emozioni. Io sembrava avessi scritto io il film, era per dire, ma insomma ero molto contento per lui perché era un successo difficilissimo. Il cinema di Nanni Moretti non è un cinema molto musicale, non è un cinema nel quale la musica possa dare la spinta fondamentale e cambiargli faccia, tutt'altro, è un film in cui la musica ha un ruolo abbastanza marginale. Beh, La messa è finita soprattutto, magari negli ultimi film c'è stata una modificazione, non voglio dire un'evoluzione, ma una modificazione di rapporto con le emozioni, con l'emotività e quindi con la musica. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai. La musica cosiddetta leggera che entra nel cinema di Nanni Moretti c'entra come c'entrano gli oggetti della sua vita. Una canzone, più o meno bella che sia, diventa un oggetto dell'autobiografia, diventa qualcosa che si è frequentato, entra nel film come c'entra un mobile, un quadro, un bicchiere di Nutella. Sono cose che esistono. Quindi il cinema di Moretti può costruire una grande scena anche su una canzone che potrebbe, non è adesso il caso di queste canzoni qui, sia chiaro, che potrebbe anche essere una canzone ridicola, ma una canzone che oggettivamente fa parte della vita dei personaggi e che in genere è una canzone che ha fatto parte
della biografia personale di Nanni.